Questa non è una scuola, è un tugurio, perdonatemi la franchezza e mi dispiace proprio. Cerchiamo con l'aiuto anche dei genitori, spesso e volentieri, di pulirle queste a spese proprio dei genitori, di pulire un po' queste aule, ma capite bene che le infiltrazioni, le muffe, queste cose non si possono togliere. La denuncia arriva direttamente dalla dirigente scolastica della scuola primaria Antonio Nuzzo dell'Istituto Comprensivo Casalbianco di Sette Camini, un edificio che ospita 90 bambini, costruito negli anni 20 e mai ristrutturato. L'impianto elettrico è completamente da rifare, le infiltrazioni d'acqua nei muri sono più che evidenti e alcune aule inagibili. Da anni genitori e preside chiedono al comune il trasferimento degli alunni in un altro edificio. I problemi della scuola Nuzzo si presentano già all'ingresso. Come vede, l'ingresso è abbastanza stretto e quindi un carrozzato ha difficoltà a passare, tant'è che noi qua non mettiamo i ragazzi disabili, i bambini disabili. Proprio per la ristrettezza degli ambienti, anche le aule sono molto piccole, poi lei vedrà, e come vede gli infissi risalgono addirittura agli anni 20, perché guardi, con i chiodi molto vecchi, senza cornici, ecco, mancano dei pezzi proprio degli infissi. Il bagno, ad esempio, non ha, vede, la presa a terra. La presa a terra è fatta in questo modo, quindi veramente è qualcosa di assurdo. I ragazzi che mettono mano, non è una cosa a regola d'arte, ecco, non sono lavori fatti a regola d'arte. Quindi. Colpisce anche in questo istituto la condizione delle prese elettriche. Questa è, sì, è veramente una cosa molto rischiosa, perché come vedete qua, questa è una parete che noi quotidianamente, adesso è così per farvela vedere, ma dobbiamo coprire per non mandare i bambini che anche involontariamente possono accostarsi lì e prendere, soprattutto quando c'è il tempo, quando piove, la parete è tutta bagnata, completamente bagnata, per cui c'è il pericolo che i bambini possano prendere la corrente. E la stessa cosa, infiltrazioni d'acqua evidenti. Infiltrazioni d'acqua sono evidenti, come qui e anche qua dietro. Abbiamo messo, per non vedere lo stato di degrado, abbiamo messo un armadio, perché anche i bambini un minimo di decoro per studiare, per dare una motivazione allo studio, glielo devi dare. E questo veramente è una cosa, è un degrado che non si può più sopportare, credetemi. Noi lo stiamo dicendo a tutti, stiamo cercando veramente di chiedere aiuto. Anche il sindaco Marino è venuto qua tempo fa e si è reso conto anche lui. Infatti sono venute, stanno venendo anche le commissioni tecniche del Dipartimento SIMO a vedere di poter iniziare qualche lavoro, perché effettivamente qui il degrado è assoluto. Ma nonostante le vostre richieste di essere spostati o trasferiti in un'altra sede? No, non abbiamo avuto, nonostante appunto come dice lei le richieste, purtroppo permaniamo qua e qui ci sono 90 bambini. Ovviamente sono bambini, per cui loro vengono a scuola allegramente, noi siamo fuori e ci chiediamo, vabbè, anche oggi è andata, vediamo se miglioreranno piano piano le cose, ma ormai è tempo che la preside chiede, che le associazioni di genitori chiedono, però rimane tutto così dagli anni 20, quindi insomma, ce n'è passato di tempo. Qui si formano dei bambini, delle coscienze, non siamo in una fabbrica, con tutto il rispetto per gli operai, dove si producono dei barattoli, qui si formano le coscienze dei futuri cittadini del domani, e se noi non li facciamo stare in un ambiente decoroso, loro non crescono con la cultura del rispetto della cosa pubblica.